Cari proprietari, presentazioni ufficiali, lei è Dori. Saluto a tutti, Dori, il tuo primo video Instagram. Questa meraviglia è la nuova componente della famiglia Lolli. Va bene, messa via Dori, volevo invece farvi un video. Finalmente è estate, la primavera ce la siamo proprio dimenticata. Non c'è stata la prima, siamo passati dall'inverno all'estate. Oggi a Bologna ci sono 30 gradi. E ci sarebbero diversi argomenti di cui vi devo ancora parlare del congresso, però visto il caldo improvviso, voglio invece parlarvi di un argomento che mi sta molto a cuore, e cioè il colpo di calore. Nel frattempo mi ha raggiunto Notte, che non l'ha presa molto bene la venuta di Dori, devo dire, è un po' offesa. Da quando è arrivata Dori sta fuori di casa, ha detto bene o lei o me. Pian piano si abitua, però visto che sono in giardino oggi a farvi il video, ne ho approfittato subito per venirmi in braccio, povera tata. D'altra parte, abituarsi alle nuove venute è importante. Ma torniamo al colpo di calore. Perché mi è venuta l'idea di parlarvi del colpo di calore? Perché oggi, passando per la strada, ho visto una famigliola su un cavalcavia, su una strada lunghissima, totalmente al sole, con un cane corso nero che, poveretto, stava veramente tirando gli ultimi e loro non se ne rendevano conto. Quindi, è già stagione, c'è già un clima tale per cui vi devo parlare di questo argomento assolutamente. Il colpo di calore non è altro che un aumento della temperatura corporea provocata dal fatto che i nostri animali, sia il cane che il gatto, non possono disperdere il calore attraverso la sudorazione. Loro possono utilizzare solamente diciamo, la respirazione, quindi quando il cane ansima butta fuori calore, e un po' di sudorazione sul polpastrelli, che è comunque veramente molto minima. Quindi è ovvio che il loro sistema diciamo, di dispersione del calore non è ottimale, e quando le temperature esterne raggiungono i 30 gradi, incominciano veramente a essere a rischio di colpo di calore. Ovviamente i cani più a rischio sono i brachicefali. I bulldog francesi, i bulldog inglesi, i carlini sono i più predisposti, perché già hanno problemi di respirazione, già normalmente fanno fatica a buttare fuori il calore, figurarsi quando l'aria circostante si aggira sui 30 gradi. Proprio non riescono assolutamente a avere gli scambi respiratori adeguati per raffreddarsi. Da parte vostra l'unica cosa che potete fare è prevenzione. Quindi, se avete un brachicefalo, controllare che non abbia una sindrome brachicefalica grave ed eventualmente operarlo prima del grande caldo. Questo sempre come regola. Per tutti gli altri, cioè quindi non solo i proprietari di brachicefali, comunque come regole generali, c'è cioè quello di non lasciare mai gli animali al sole, mai chiusi in macchina, neanche se sono 5 minuti, mai legati al sole, deve esserci sempre la possibilità di avere dell'ombra a disposizione o devono poter raggiungere l'ombra se vogliono. E inoltre, quando siete in passeggiata, evitate i percorsi assolati ed evitate, di portarli sull'asfalto. Il colpo di calore lo si ha quando si superano i 41 gradi di temperatura corporea e ovviamente voi potete misurarla tranquillamente con un termometro. In questi casi è obbligatorio incominciare a raffreddare l'animale il prima possibile. Se voi non vi sentite in grado, correte al veterinario. Però per quanto riguarda il colpo di calore, già in prima battuta potete attuare delle misure importantissime, già salvavita a voi stessi. Le manovre sono molto semplici. Lo dovete bagnare di acqua, proprio con getto dell'acqua diretto, quindi acqua a profusione, tenerlo bagnato all'ombra e se l'acqua non bastasse anche ghiaccio, non proprio direttamente addosso, però tutto intorno a lui comunque per tenerlo il più freddo possibile. Ancora un altro sistema, oltre al ghiaccio e all'acqua gelida, c'è l'alcol, quindi tenere le zampe, l'interno coscia, la pancia bagnato con l'alcol che disperde il calore molto più in fretta, ok? Quindi tutti questi sistemi per raffreddare il cane il prima possibile. Dopo queste manovre salvavita che potete attuare già voi a casa, ovviamente il consiglio è andare dal veterinario, perché comunque il colpo di calore prevede tutta una serie di scompensi metabolici che devono essere, una visita veterinaria ci vuole subito dopo, quindi è importante questo, non dimenticatelo, non è che lo raffreddate e poi va bene così, no, è necessario portarlo comunque dal veterinario e basta. Vi metto lo screenshot dell'articolo sul colpo di calore subito dopo con il link e anche lo screenshot del...
della sindrome brachicefalica, che può essere interessante se siete proprietari di brachicefali. E basta, direi. È tutto. Mi raccomando, la prevenzione. Non mi fate fare ai cani passeggiate sotto al sole, ok? Ciao proprietari, buona estate!